istante con la sala stampa Lucio Dalla, dove ci aspetta Salvo Saladino, che è pronto per chiedere qualcosa di importante anche ad Alessio Barnabei, che tra gli ospiti di questo Festival di Sanremo 2017, tra i partecipanti, oddio, tra gli ospiti, un parolone, tra i partecipanti di questa edizione 2017, linea che va subito, immediatamente, appunto, al Palafiori di Sanremo, dove c'è Salvo Saladino. Sentiamo. Allora, ci siamo con le domande, ecco qui. Sì, Salvo Saladino, Radio Flash. Alessio, sono qui. Ciao. Abbiamo un problema, forse devo mettere anche io gli occhiali, credo male. Senti Alessio, ritieni che questa sia la volta giusta di uscire fuori dai canoni, diciamo, che riguardano il talent? Cioè, nel senso che davvero Alessio, stavolta ti senti forte di affrontare questa carriera? Cioè, sì, guarda, sai, io sono dell'idea che un artista ogni anno acquisisce sempre più consapevolezza e pian piano cresce. Anche io dall'altro anno mi sento un tantino cresciuto, non ovviamente scavalcando la mia età, ma mi sento già più consapevole di quello che mi succede intorno. Per il fatto del talent ovviamente non lo potrò mai rinnegare, perché ecco, è stato il mezzo che ha potuto realizzare il mio sogno, fortunatamente, e quindi insomma pian piano credo che l'etichetta talent, magari, che viene valutata non molto bene, sembra se ne andrà, può essere. Ma quindi ti senti pronto per affrontare questo passo? Sì. E come secondo te? Quali sono i tuoi obiettivi? Ma secondo me alla fine parleranno le canzoni. Le canzoni parleranno e poi sono anche quelle che fanno la differenza. Un artista cresce grazie alle proprie canzoni, che vengono sempre più magari amate dal pubblico. Ci riprendiamo la linea dalla sala stampa, grazie a Salvo Saladino che ha...